Signore e signori, oggi Clash of Clans compie 10 anni dal suo giorno di rilascio. Andiamo a scoprire le novità che sono state rilasciate in-game. Vamos! Era il lontano 2 di agosto 2012 quando venne pubblicato Clash of Clans con il TH più alto a livello 8 per Android. Venne rilasciato ad ottobre del 2013, quindi l'anno successivo. Comunque nello stesso anno venne rilasciato già il primo update di Clash of Clans con il TH9, quindi l'arrivo anche della regina, l'arrivo degli archi X. Questo che state vedendo è già lo scenario del decimo anno di Clash of Clans che sarà disponibile nello shop per un periodo limitato, che è un po' una sintesi che va a racchiudere proprio tutti i TH, ci porta fino al TH10 con Mastini, il TH11, si passa al sorvegliante, è una grossa novità e ci sono tante novità in questo decimo anno di Clash of Clans. Questo scenario sicuramente io lo comprerò, ovviamente non dimenticatevi di supportarmi con il code creator VAMOS in game prima di fare qualsiasi acquisto nello shop. C'è anche spazio per un po' il BH, per il TH12 e all'impatto visivo è metà verde e metà arancione, quindi ha un impatto sicuramente molto carino. Qui si passa al TH13, l'arrivo della campionessa Royale, ci sono i Super Goblin, le prime super truppe, arriva il TH14 con i pet, il gufo, lo sputatronchi, davvero molto carino questo scenario. Ovviamente non poteva mancare anche la banana nello scenario del decimo compleanno. Oltre allo scenario, qui si apre un nuovo tema in Clash of Clans, il tema pixelato. Infatti, nel percorso delle sfide stagionali, anche per chi non acquista il Gold Pass, e quindi parliamo della striscia argentata, sarà disponibile riscattare per la prima volta, credo, in Clash of Clans una skin totalmente gratuita. E partiamo dal re pixelato, proprio così. Che all'inizio dici: ma cos'è questo? È bruttissimo. E invece ti posso dire che personalmente lo apprezzo davvero tanto come tipo di skin. Andiamo a selezionare questo King che vi ricordo essere gratuito. Guardate che fluorescente lì in mezzo al villaggio. Insieme al re ci saranno anche le skin della regina che saranno acquistabili nello shop. È una skin leggendaria, come sentite, con audio personalizzati ed effetti personalizzati. Non a 9,99 ma a 4,99 ad ogni skin. Selezioniamo anche la nostra reginella che si sta nascondendo, ma adesso ve la faccio vedere meglio. Oltre al re, oltre alla regina, avremo anche il sorvegliante pixelato che ti schiaccia l'occhio. Molto, molto retro, soprattutto il sorvegliante, bellissimo. Se selezioniamo anche il piccolo Warden, sembra un po' la versione mini di questi eroi. E andiamo a selezionare per ultima la skin della campionessa pixelata. Eccola qua, tutto in versione pixel. Si nasconde, adesso ve li faccio vedere meglio. Andiamoli quindi a provare questi eroi con le loro skin leggendarie che fanno degli effetti visivi e grafici davvero interessanti. Ok, let's go. Mettiamo il King. Anche il movimento ovviamente è pixelato, non fa un movimento fluidissimo. Però ragazzi, a me personalmente piace molto. Mettiamo il Warden. Eccolo qua. Ovviamente è solo un effetto grafico, a livello di game non cambia niente. Mettiamo anche la Queen. E mettiamo anche la campionessa Royale tra poco.
Eccola qua. Molto molto carini. Abilitiamo il re. Anche i mini barbari sono pixelati. Proprio così. Probabilmente anche gli arcieri usciti dall'abilità verranno pixelati anche questi. Adesso lo andiamo a provare. Abilità della Queen. Oddio, ancora possiamo aspettare un pochino. Vabbè, abilità Royale. Lancia lo scudo. E abilità della Regina. Con anche gli arcerelli che sono pixelati anche loro. Personalmente a sto giro li prenderò tutti. Mi lascio andare per questo compleanno. Ma non è finito qui, perché sicuramente vi sarete accorti che c'è un tasto qui che si illumina giallo con lo scudo in basso al teleschermo. Infatti Clash of Clans ci ha riservato delle sfide particolari appositamente per festeggiare il compleanno, che ci daranno ovviamente risorse, che ci daranno ovviamente anche un ottimo bottino e artefatti. Ma attenzione, perché come vedete al livello 15 c'è anche uno scenario gratuito al raggiungimento di 15 stelle. Si parte dal 2012, si va a continuare fino al 2022. Nel video di oggi andremo a attaccare e a tristellare la prima base. Let's go! La prima sfida è quella legata al 2012, l'anno di rilascio del gioco. Ci dà 250 di oro e 500 di elisir e dovremo attaccare con giganti, arcieri, barbari e goblin. Proprio un ritorno al passato, quindi un ritorno al retro che si connette benissimo con il pixel. Andiamo ad attaccare questa base. Iniziamo ovviamente con lo stanare il castello del clan, che era la difesa più forte, lo è ancora in realtà. Mettiamo un goblin. Vengono fuori due maghi. Ok, dobbiamo portare lontano questi due maghi con un barbarello e poi faremo un cerchio praticamente con i 12 arcieri, perché non abbiamo altro modo per eliminare quei maghi. Portiamole ancora un po' lontano. Ok. E mettiamo i nostri arcerelli. Detto ciò, andiamo a spammare i nostri giganti. Esplode la bomba e via con anche gli spacca. Un po' di barbarelli messi laterali per cercare di entrare al centro. Ok. Spammiamo. Era questo il gioco quando è uscito. Fare giganti, barbari, spaccamuro e arcieri e cercare di eliminare la base proprio con queste truppe. Non sarà complicato andare a tristellare questa base, onestamente. Come vedete, i giganti fanno il loro sporco lavoro onestissimo. Mettiamo un po' di barbarelli e di goblin per accelerare. Peccato che ci siano morti tutti gli arcieri. Però i giganti sono illegali e praticamente non muoiono mai, come vedete. Un minuto e mezzo più che sufficiente anche solo per i giganti tirare giù quelle difese che erano molto molto basse. E il tris della prima base viene molto ma molto facilmente. Quindi il primo livello, il primo stage lo battiamo facile. Ah! Una Tesla Adore 3 che non me l'aspettavo. In effetti anche questo è un ritorno al passato, quando si mettevano sempre delle strutture agli angoli che magari si dimenticavano. Però come vedete anche la Tesla si fa facile. Le prime tre stelle ci danno la pozioncina che boostano gli estrattori. Domani andremo a scoprire e a tristellare la base numero 2, quella del 2013. Ricordandovi che in questo compleanno, oltre a tutte queste novità che vi sto facendo vedere, c'è anche un
ostacolo speciale, una nuova torta che vi comparirà all'interno del villaggio. Il mercante ogni giorno fino al 10 di agosto ci darà dei ricchi premi, quindi non dimenticatevi di controllare ogni giorno e di riscattare i premi che ci regalerà. E poi sarà anche attivo un boost interessantissimo sugli estrattori ad una gemma. E quindi sempre qui su YouTube, sempre alla stessa ora, con il continuo di questo decimo compleanno di Clash of Clans con una nuova base. Iscriviti al canale e ovviamente attiva la campanellina per ricevere la notifica ogni qualvolta pubblichiamo un nuovo video. E vi ricordo che le live sono sempre su Twitch, tutti i nostri social network sono nei link qui sotto in descrizione. A domani, vamos!